Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo tornati su Isaac. Una carissima random run in hard, perché dobbiamo sempre fare Satana. Speriamo di ottenere un personaggio che abbiamo usato. Azazel. Vabbè. E sia Azazel, Sid 7D27 SMZT. Siamo Azazel come al solito. No, come al solito no, però Azazel è uno di quei personaggi che all'inizio, quando giochi a Isaac, dici: oh mio Dio, ma questo personaggio è OP. Poi dici: ah, che noia. Questo personaggio possiamo dire che è divertente per quelli che sanno giocare male. Per questo, ad esempio, non per fare delle citazioni, ma ad esempio quelli sul server, L'unica volta che hanno vinto con un personaggio è stata una volta con Azazel. Tanto per dire. Impareranno a giocare e poi si annoieranno. Troveranno quel personaggio noioso. E avere un po' più di range per della shot speed down a me va benissimo, perché siamo Azazel, non dobbiamo sparare lacrime. È un po' più di range, sempre se ha effetto, è sempre buono. Oh, dei gods. Allora, speriamo in una curse room, che ovviamente quando ti serve non c'è mai. E potrei utilizzare immediatamente. Abbiamo una maledizione, vero? Curse of the Blind. Sì, allora lo usiamo immediatamente prima di prendere tipo un oggetto orribile. E ci teniamo the full. Cosa? Ah, Luckfoot, ok. Anzi, Lucky Foot. Ok, un piano decente. Luckfoot non è uno dei migliori oggetti, però uno di fortuna è sempre qualcosa, no? Monstro, due mostro rossi, quindi vuol dire hanno meno vita dalla mosca. Stavo andando a una velocità ridicola e mi sono fatto colpire dalla mosca. GG. Buongiornissimo. Ok, che non capiti più un errore del genere. Blood Clot credo che non faccia niente, perché essendo che spariamo il Brimstone non cambia le lacrime, almeno credo. Tanto qua tre red chest con un bello schifo. Aia, ci abbiamo Aria Wizard che non fa niente. Health Up che fa molto in effetti. Ok, lui dovrebbe boostarsi una volta. Ok, bustati quanto vuoi. Ok, morto. Prossimo boss Gemini blu. Non mi ricordo che cosa. Forse più lento, non lo so. Io ho presente quello verde, che è quello lì con i due tizi già separati. Però quello blu non l'avevo mai visto forse. Poi non potrebbe essere che di averlo già sconfitto, combattuto in generale. E non me lo ricordo, che forse è la variabile più plausibile. Però ok, sembrava lento, forse aveva più vita. Dovrei controllare nella wiki, ma per una cosa così di così basso rilievo non vale la pena forse. Ok, una Tinted Rock e due Spirit Heart. E un altro Spirit Heart. Ok, in fattore vita siamo messi molto bene. Ok, facciamo gli sneaky snacky se riusciamo. Sneaky snacky. E dai. Ok, attenzione a non farci colpire. Ok, X-ray vision, perché no? Ce n'era uno qui. Però prendiamo prima questo. Ok, bello. Però possiamo accendere qui. Black Candle. E Diplopia. Diplopia. Allora abbiamo fatto la boss. Ah, abbiamo già fatto la boss rush. Forse sarebbe il caso di fare Hush con questo personaggio. E boss rush usciamo usando The Full, se non dobbiamo usarli in altri momenti. Tanto facciamo un po' più di esplorazione, perché ci sarebbe molto comodo avere. Cioè ci servirebbe. Ci servirebbero due monete in più. Se non le troviamo, usiamo una bomba. Flat penny. Meglio.
molto meglio. Boss me, Haunt, ok, non è un boss difficile, soprattutto se hai un cavolo di brimstone, anche se a corto raggio. Difatti, e possiamo infliggere un bel po' di danno, soprattutto se seguiamo la sua incamminata. E ora abbiamo anche un patto con il diavolo, giusto? Magic Stab, molto utile. E ci prendiamo solo questo perché Spirit of the Night è... aspetta, intanto spegniamo questi fuochi per la chance in una moneta. Neanche una moneta. Io Diploplia lo prenderei for the funzies, insomma. Sì, giusto, prima magari facciamo così. Ok, due precisi. Teniamoci Diploplia e lo usiamo nella boss rush, sempre se ci arriviamo, perché siamo a 5 minuti. Siamo un po' indietro. Vediamo, non mi ricordo nemmeno se abbiamo fatto Spelunker Boy, cose del genere, che sono le challenge dove non devo subire danno per tutto un capitolo. Ho paura di no. Bravo. The Stars meglio di The Fool. Ok, qua c'è la top con un Eternal Art che prendo immediatamente, anche se non so quanta vita ho, perché sono abbastanza certo di avere degli Spirit Art, anzi ne sono sicuro. Mi ha colpito lo stesso. Ok, fight me daddy. Ok, aia, non me ne ero proprio accorto. Ok, per il momento è una partita abbastanza tranquilla con Azazel. Intanto otteniamo anche un casino di chiavi quando raccoglieremo monete, grazie a Flat Penny. Flat Penny dà una possibilità di ottenere da delle monete delle chiavi. Godhoff non lo vogliamo. Siamo messi abbastanza bene in velocità. E ora, anche solo tu, bene. Oh mio Dio, c'è un gigantesco Larry Junior che non vede l'ora di morire. Ok, cerchiamo di non dividerlo, come stavo per fare. Non possiamo raccogliere i cuori rossi, ciò è un buon segno. Anche, no, è vero, non potevamo lo stesso, quindi... vabbè, dettagli. E c'era una secret room, meno male che siamo saliti, perché non me ne ero per niente accorto. Chiave. Ok, abbastanza inutile. Potrei usare una bomba per far esplodere quel corpo lì, però forse non vale più di tanto la pena. Questo qui era un challenge. Era un challenge di quelli lezzi. Questi qui mi stanno un po' trollando, per dirlo in gergo. No, che gergo è gergo. Dai, fight me. Ok, Pestilence, otteniamo un cube of meat. Otterremo, anzi. Ok. No, un ball of bandages. Ok. Quanto siamo col tempo? 7 minuti. Case 2. Siamo un po' indietro. Dobbiamo ancora... però dovremmo farcela. Abbiamo qualche maledizione? No. Ovviamente però devi colpire le cacchine, non fartele scivolare. Ok. Questa stanza, meno male che abbiamo il voto per il volo, perché è veramente... cioè, non credo di riuscire di essere... di non aver subito danno in quella stanza senza il volo o senza delle protezioni. Detto così sembra che abbia fatto altro che proteggermi. Cioè, vabbè, abbiamo capito, no? Non devo andare oltre. Voi iscritti miei siete abbastanza furbi e intelligenti per capire che cosa
il doppio senso che ho appena fatto, che avevo fatto anzi. One make small, ottima pillola. Bravo, rimani nel fuoco. Il fuoco è tuo amico. Ok, scendiamo quindi. Andrei. Attenzione però, questi qui sono super veloci. Ok, questo, otteniamo una moneta, una chiave e un'altra chiave. Di qua immagino, esatto. Ok, facciamo così. Demoliamo le cacche nere, così infliggiamo un po' di danno ai nemici e li confondiamo anche un pelino. E direzione sbagliata. Alquanto sorpreso. Grazie. Ball of bandages per due volte, grazie. E Lakito non mi serve. Non mi serve. Ok. Allora, l'unico posto dove potrebbe mai essere è proprio qua. E mi sa che non faremo la boss rush. Ho questo presentimento. Perché siamo molto... stranamente siamo molto lenti. Proviamo anche a utilizzare Ball of Bandages. Number one. Va bene. Tanto immagino che il nostro range... Oh mio Dio, ancora più stretto. Oh no. Ho fatto, mi sa, una delle... Cioè, credo che questa sia una... idea orribile, perché ora dovremo stare così attaccati per attaccare un nemico e non è una buona cosa. Aia, forse, cioè, ora mi servirebbe tantissimo un Brimstone. DJS, ottimo. Krampus non era esattamente quello che desiderava Natale, avete capito? Krampus, lo spirito cattivo del Natale. Forse solo io. Va bene. Ok. Morto. Lamp of Coal praticamente inutile, essendo che il nostro range è orribile. Ok. Dovremmo stare molto vicini ai nostri nemici se vogliamo infliggere danno. E non è una cosa buona. Spareremo molto più velocemente, però tanto andiamo a vedere qua se c'è per caso un bellissimo Magic Mash. Nope. Ma io mi ricordo, sbaglio o in teoria la polvere da sola dovrebbe infliggere del danno? Onestamente, cioè, mi sembra di sì, non so perché non lo faceva attenzione. Questa stanza è alquanto spaventosa. Soprattutto quando devi stare attaccato ai dei nemici. Ai dei nemici non molto amici. Ok, no. Ok, comunque abbiamo recuperato velocità rispetto a prima. Decisamente. E onestamente, sbaglio o non vedo più Tinted Rock? Allora, siamo messi bene di salute, quindi non è un problema per il momento. Comunque mi servirebbe un... Oh, eccone qua una. Metti così. Power Pill, ottimo. Ok. C'è anche qua una stanza con molte stone chest e questo mi fa felice. Ok, muori, grazie mille. Ok, un cuore solo. Questo è un po' brutto. Qua un oggetto, immagino. Head of the Keeper, oggetto inutile essendo che abbiamo il Brimstone. Però è un oggetto. E ora saremo pieni zeppi di chiave. Di chiavi. Siamo in Death 1. Andiamo a cercare la nostra item room, che non abbiamo ancora trovato. Molto probabilmente sta qui sotto. Può darsi. Dovremo ottenere qualcosa però per il danno, perché il nostro danno è ancora quello iniziale. Che oddio, è pur sempre un 5,25 di danno, però... Su, dai. Ok. Eccola qua, come supponessi. Bomba, entra. E Smartfly, un altro orbital che poi non diventa più orbital se vieni colpito.
Ci può stare. Siamo a un passo per la trasformazione in Beelzebub, che è abbastanza inutile. Cioè, il bonus che otterremo da quella trasformazione sarebbe veramente minima. Tanto Gish, fortunatamente un boss abbastanza semplice. Mi ha colpito il Little Gish. Guardate però quanto danno infligge la nostra cara moschettina. E continua così, non molla, aia, non mollare. Sta infliggendo tanto danno bello. Ok, ancora poco. Bene, ucciso. Avremo ovviamente Little Gish. Ok. Era la prima volta che sconfiggevamo Gish. LOL. Prendiamoci lo Spirit Heart. E credo che questa sia anche la prima volta. A proposito, che prendevo Diplopia, quindi molti di voi si chiederanno che cosa fa Diplopia. Lo vedrete tra poco. A quanto pare siamo riusciti ad arrivare in un tempo abbastanza buono per fare la Boss Rush. Possiamo anche far esplodere questi tizi per darci due monete che raccoglieremo immediatamente. Però prima vediamo che cosa c'è qui dentro. Niente di interessante. Niente che possa sostituire il nostro Flat Penny. Dal fuoco, GG proprio. GG. Mi vergogno onestamente di quel danno che ho subito. E oh mio Dio, i soldi con anche un luck up. Siamo alla bella. Mio Dio, 3 di fortuna addirittura. Ok. Molto bene, molto bene. Abbiamo 5 minuti per arrivare alla Boss Rush e usare The Stars, quindi non dobbiamo nemmeno per forza andare alla Item Room, anche se abbiamo abbastanza chiavi per farlo tranquillamente, però non è necessario. E forse è meglio anche cercare prima di tutto la Boss Rush. Questo non è 9 lives, per favore. No, una Tarot. Spades, abbiamo la bellezza di 62 chiavi. Quella chiave possiamo anche evitare di prendere, che tanto abbiamo chiavi a sufficienza. Ovviamente si spera, ma suppongo di sì. Questa è una pillola sconosciuta, che è quella lì. Quella lì, quale? Quella lì, punto. Ok, questi qui sono abbastanza semplici, soprattutto se abbiamo un cavolo di laser. Ok. Entriamo lo stesso. Unicorn Stamp lo prenderemo poi dopo, sempre se non ci sarà un item migliore, però Unicorn Stamp più Yorbital è un oggetto, è una combinazione perfetta. Ideale per la mattina e non servono più monete. Poi tanto abbiamo tutto il tempo per prenderle se le vogliamo. Andare anche in uno shop e comprare cose. A proposito, entriamo. Jar of Flies potrebbe anche essere quello un ottimo sostituto. Però credo che sia più divertente Unicorn Stamp che Jar of Flies. Tanto ho subito un bel po' di danno stupido. E non è qua il boss. E la cosa mi sconvolge un pochino. Aia! Basta colpirmi in modi loschi. Blackheart, questo è buono. Comunque, io trovo che questo personaggio sia tremendamente OP e non molto divertente. Forse abbiamo fatto per certi aspetti, intendo per il divertimento per voi che state guardando questo video, aver preso Number One, credo che abbia fatto una cosa. Sia stata una cosa abbastanza interessante, immagino. E intanto facciamo così per infliggere un po' di danno. Ovviamente evitiamo di farci colpire, non vale proprio la pena farci colpire in modi stupidi. Esplodi quanto vuoi. Ok,
Ancora un pelino di vita. Perfetto. Prendiamoci per forza la Polaroid, anche se andremo da Satana. Pentagram ci sta. E vediamo se c'è qualcosa di buono. Antigravity non è il caso. Facciamo così. Potremmo avere il doppio di tutto. Ed è quello che prenderemo. Perché facciamo così, guardate, diplopliamo e ora abbiamo il doppio di tutto e prenderei... Allora, partiamo con questo. Poi questo. Poi questo. E poi prenderei... attenzione, questo. E The Stars. Vediamo come sono diventate le nostre lacrime. Oh mio Dio, 4, bellissimo. E siamo diventati abbastanza OP. Almeno credo. Guardate che figo. E poi quando mi avvicino, guardate che bellissimo effetto che fa. E ci teniamo Unicorn Stamp. Fa un bellissimo effetto. Veramente bello. Ok. Strada sbagliata. Ora siamo abbastanza... Siamo abbastanza forti. Potremmo prendere Antigravity. Però non ho voglia di fare di nuovo. No, dai. Sarebbe... ditemi se poi giocate il Seed. Anche se non ho la più pallida idea se voi giocate il Seed o meno. Allora intanto usiamo questo per diventare un po' invincibili e usare i nostri Orbital. Iera. E non andiamo nella chest, quindi. Però dovremo fare Hush. Oh mio Dio, Hush con questo sarà un inferno. E non so se ora fare Hush. Potrebbe essere un'idea pazza. Forse una delle peggiori idee. Attenzione, intanto Pheromones, già che ci siamo, così a caso. Ok. E Hush. Sarà... Dobbiamo ottenere un po' più di range, secondo me. Anche se ora di danno infliggeremo 7 di danno per tick. Per 7 di danno per tick per ogni brimstone. Quindi infliggeremo molto danno. Per non parlare che ora abbiamo anche dei famigli che ci torneranno utili. Questo cos'è? 2 di diamanti, 99 monete, cisti. Qua non c'è niente di interessante. Vediamo se per caso di qua c'è qualcosa di ottimo. E ovviamente soprattutto se qua c'è il boss. E a quanto pare non c'è. Ovviamente utilizziamo questo per infliggere un leggero ammontare di danno. E andiamo per di qua. Con Envy, che dovremo uccidere abbastanza facilmente. Grazie ai nostri, i nostri 4 mini brimstone gialli. Shoop da Whoop. Questo è interessante, però rimaniamo con la combo Unicorn Stamp. Ball of Steel. Sfortunatamente non l'abbiamo potuto usare in nessun modo decente. In verità comunque Shoop da Whoop è buono. Tiera. Non so onestamente. Voi che cosa avreste preso? Shoop da Whoop? O sareste rimasti con Unicorn Stamp? Io per questa partita rimarrei, già che ci siamo, con Unicorn Stamp, anche per un po' cambiare, anche perché Shoop da Whoop è un buon oggetto, però non ci sono synergy con lui, mentre con questo abbiamo appena fatto una synergy. Non è una delle più divertenti, ovviamente, però dai, non tutte le partite possono essere divertenti. No, cioè, oddio, poi non dipende, perché questa partita potrebbe, essendo che faremo molto probabilmente, e spero di riuscirci anche a fare Hush, poi potrebbe venire un bel episodio. Ok, entriamo qui dentro. C'è un'altra che è Waz. Crawl Space. Ottimo. Con, cos'è quello? Il D7 non mi attrae più di tanto. Potremmo cercare di farci esplodere nella
nel mercato nero e forse per almeno un tentativo. Non esplode. Ah, accidenti, esploso. È esploso, che palle. Riproviamoci. Esplodi, grazie. Ok, uno. Ci piegheremo un po' di tempo. Speriamo di riuscirci anche. Ok. Posizionati bene. Ora dobbiamo correre. Possiamo anche usare l'unicorn stamp per diventare invincibili. E non ce l'abbiamo fatta. Rip. Vabbè. Capita. Certe volte funziona, altre volte non funziona. È una cosa molto di precisione, quindi c'è anche un po', è anche abbastanza ovvio non riuscirci immediatamente. Ma io onestamente non volevo subire fin troppo danno, essendo che vogliamo fare Hush. Hush con poca vita e con un range così basso. Già con un range così basso sarà molto difficile. Per non parlare poi che forse non infliggeremo abbastanza danno per sconfiggerlo. E stiamo un po' facendo questo a nostro rischio e pericolo. Tanto stiamo combattendo un boss che si vede ben poco. Mi hai colpito. Ok, lui, almeno i suoi attacchi sono molto prevedibili e non è molto forte. E sento un patto con il diavolo, esatto, è qua. Ok, qua cosa abbiamo? Abbiamo il Necrobubicon, che è orribile, e anche l'altro che è orribile. Che brutto. Veramente brutto quando ottieni dei patti con il diavolo così scarsi. Quindi non possiamo entrare. Qua possiamo entrare. Mi sarebbe piaciuta una reroll room. Un 6 sarebbe stato tipo forse il nostro ticket per Hush. Però non demordiamo. Questo è l'importante. Ciao Gurd Junior. No, don't hurt me, please. Ho detto di non farmi male in inglese. A quanto pare Gurdy Junior non sa l'inglese. Ok, siamo a 24 minuti. Abbiamo tutto il tempo per fare Hush. E abbiamo ottenuto di nuovo Shoop Da Whoop. Va bene, tengo Shoop Da Whoop. Ho tenuto per un po' un Unicorn Stamp, anche se non l'ho usato tantissimo. E dai, questo però non è... is unfair. Ball of Steel. Ottimo. Possiamo fare così, una cosa del genere. Prendi Iera. Usa questo. Così ci teniamo due Ball of Steel, uno adesso e uno ce lo teniamo per il futuro. Power Pill. No, intanto avevo visto dietro una Tinted Rock, mi sa. Vediamo se... e anche qua ne ho vista una. Allora, una è qua. Esatto. E l'altra è qua. Boh, hype per Small Rock? No, solo Spirit Heart. Peccato. Pip non è un problema. È un po' una pip. Ah, rido. Ancora una chiave comunque per il numero magico. Ok, però dovete farvi colpire, grazie di gentilezza. Ancora tu. Ok. E andiamo di qua. Oh mio dio. Questa. Allora, proviamo a usare Shoop Da Whoop così. Abbiamo ucciso un bel po' di persone, ma mi sa non abbastanza. Aia, mi hanno colpito. Mi hanno colpito due volte invece. E sono un po' distratto. Speriamo in due Spirit Heart, perché non voglio fare. Ok, andiamo, torniamo indietro per due Spirit Heart. Ricordate, sto facendo così tanto avanti e indietro perché dovremo sconfiggere Hush. Volete che io sconfigga Hush o volete che io muoia contro Hush? Se state pensando, spero che tu muoia contro Hush, non è carino da parte vostra. No, per niente. No, signora. Ok, fatti colpire. Grazie mille. Ok, questa deve essere la direzione per il boss. Ok, qua. Questa è una stanza che potrebbe darci tante belle cose, oppure anche niente di che. Come si può vedere. Questo cos'è? Cricket's Head. Bobla. Altamente deluso. Altamente deluso. Ecco qua, infatti. C'è anche una cacca arcobaleno. Che non ci servirà molto probabilmente.
Tinted Rock con un'altra. Forse non era il caso di utilizzare la carica. Vabbè. Ok. Aia. E meno male che abbiamo dietro delle Tinted Rock. Ultimo, no, non ultimo patto con il diavolo. Aspetta, una chiave però dobbiamo prenderla. 69 keys, yeah. E facciamo hash. Proviamoci almeno, no? Non ce la faremo molto probabilmente. Curse of the Maze non è un problema. My Little Unicorn potrebbe essere una soluzione interessante. Glitter Bombs ovviamente è sempre il benvenuto. Attenzione qua. Vediamo se qua ci sono per caso delle... No, solo monete. Broken Stopwatch potrebbe essere il nostro ticket per la vittoria o per la sconfitta. Ok. Doniamo il resto delle monete. Fino a che non dice basta. Ok, ha detto basta. Perfetto. Health down, no grazie. Prendiamoci la bomba, non si sa mai. Prendiamoci il resto delle monete. Speriamo in un luck up o un qualcosa del genere. Sarebbe stato utilissimo un D6, però non abbiamo il D6. Possiamo anche provare per vedere se ci sono, se c'è la crawl space. Vediamo. Ok. Dai, per favore. Una batteria? Ah, sì, giusto, da parte di... Da parte della Glitter Bombs. Quindi ha senso. Qua? A proposito, dov'è la Tinted Rock? A quanto pare non c'è una crawl space. E prenderei My Little Unicorn. E combatterei Hush. Ho un po' paura, onestamente, perché... Dobbiamo veramente andare molto vicini al nemico. Ok, forse è stata una idea pessima. Se devo dirla tutta, attenzione. Sarebbe stato utile trovare un black market. Decisamente. Ok, stiamo attenti. Siamo quasi alla fine della prima... Aia, abbiamo già subito uno di danno. Abbiamo già subito due di danno. Usa Ball of Steel immediatamente. Ok, allora la vita è abbastanza buona e potrei utilizzare anche tra poco la My Little Unicorn. Non lo uso immediatamente per ovvi motivi. Questa sarà una boss fight molto difficile. Ok. Ecco, si è abbassato. Ora si dovrebbe alzare. Possiamo fare una cosa del genere. Avanti. Fight me mate. Guarda che lezzo. Immediatamente adesso. Piazziamo bombe. Ha già perso l'effetto? Mio dio. Pensavo che durasse di più, onestamente. I can see forever. Abbastanza inutile. Oh. No vabbè, tanto subiamo già danno doppio. Però se tipo ottenessimo una... Pensavo che tipo subissimo solo mezzo danno, che se ottenessimo... No, sarebbe ottimo. Ah no, non abbiamo... Giusto, non li abbiamo ancora sbloccati. Quindi che cosa penso a queste cose che non abbiamo ancora sbloccato? Stavo pensando a Addicted e Perks. Perks sarebbe stato ottimo trovare. E io come cavolo parlo, scusate. Ok. Aia. Siamo però a metà vita. C'è una chance. Almeno credo. Sempre se non subiamo danno stupido. Uno Spirit Heart da chi? Dalle Glitter Bombs. Dalle Glitter Bombs. Proviamo a usare un po' più le nostre... Una pillola, cos'è? Pillola buona? Pillola rossa era Matrix quella buona, giusto? Non mi ricordo. Sì, dovrebbe essere quella rossa. Tele, droppala immediatamente, please, 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 droppala. Vabbè, chi se ne frega del trinket. Se usassi per caso... oh mio dio.
uccidi questi tizi. Dai. Ah, maledetto. Ok, iniziamo ad avere una vita veramente bassa. Ed è abbastanza preoccupante. Ok, siamo al sicuro qui. Anche se sembra strano dirlo. Ok, ora inizia a usare Light Beam. Attenzione ai Light Beam. Sono troppo lento per i Light Beam. Oh mio Dio. Sono troppo lento per i Light Beam. Oh no. Oh no. Inizio a preoccuparmi tantissimo. Non ci arrivo nemmeno. Ok, ancora pochissimo. Oh mio Dio, abbiamo sconfitto Ash. Ragazzi, abbiamo sconfitto Ash con un range infimo. E Maw of the Void ha anche un buon oggetto. Ora però... ora però siamo un po' nei casini. Perché non abbiamo più vita. Yeah! Evviva! Non avere più vita. Sono felice. Sono molto felice. Aiutatemi, ragazzi. Aiuto! Abbiamo due di vita, dobbiamo combattere contro Satana, che è anche un boss abbastanza cattivo e stronzetto. E Curse of the Darkness, tanto per aggiungere cose. Vabbè, però io mi sento, se morissimo per caso, per qualcosa del genere, io mi sento ancora OP, perché abbiamo sconfitto un boss veramente difficile, senza range. E non avere range contro un boss del genere, soprattutto se hai Brimstone, ecco, è veramente un suicidio, insomma. Però possiamo fare la cosa epica. Allora, svuota questa stanza da tutti i mali del mondo. Aia, non morire. Ok, non sono morto, sono vivo. Ok, proviamo a mettere bombe su bombe. Tecnica Hatz. Però esplodi immediatamente. Allora sei un po' stronzo, eh. Proviamo a fare il metodo Hatz sui teschi. Proviamo a usarne tre. Monkey Spaw. Monkey Spaw potrebbe salvarci. Forse. Ok, così. Corri! Ok, 4. Proviamo con 4. Niente, bellissimo. Spirit Heart, vero? Spirit Heart, niente. Merda. Sono tipo impauritissimo. In qualsiasi colpo e ci ucciderebbe. No! No! Ho sbagliato tasto. Vabbè, ragazzi, no, ho sbagliato tasto. Exit. Non siamo riusciti a fare Satana. Però non è molto un problema. Siamo riusciti con niente range a sconfiggere Ash. E questo per me, per questo episodio, basta e avanza. Ah, che bello. Per il momento abbiamo fatto Ash con tre personaggi, non è vero? Sì. No, con quattro. Samson anche? No, Samson no. E va bene, ragazzi, comunque, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!